Un repertorio classico con il quale mescola melodie sudamericane in una contaminazione che emoziona e che rapisce. La voce chiara di Francesca Curtigiardina, in scena con Dario Di Pietro e Andrea Bonetti, riecheggia nei viali alberati della Villa Comunale di Scampia per la prima tappa nel quartiere di Arterie, la rassegna estiva organizzata e promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Si parte dalla base sempre, no? Dalla tradizione, dalla cultura forte che ci appartiene, per poi creare degli innesti, creare delle modifiche, mischiare, tra virgolette, un po' i generi. Noi ci teniamo molto a quello che è, ripeto, quella che è la tradizione culturale partenopea, e non l'abbiamo abbandonata né l'abbiamo voluta forzare né l'abbiamo voluta cambiare. Ci abbiamo messo del nostro, cioè vuol dire ci abbiamo messo pezzetti della nostra vita, della nostra personalità. Brani proposti con arrangiamenti diversi, brani immortali che rivivono grazie a stili che si innestano tra loro. C'è la bossa nova, ad esempio, che non fa perdere le loro caratteristiche fondamentali, e Amalia. Per l'assessore Eleonora De Maio, un modo per rispondere a una richiesta di spazi e di cultura del quartiere e della città. Inizia il percorso di arterie nelle periferie della città o nelle nuove centralità, come probabilmente è più giusto chiamare questi luoghi. Questo quartiere ha fame di cultura, devo dire, ha chiesto negli ultimi anni spesso che ci fossero delle rassegne stabili in questa villa, che tra l'altro è bellissima, e Arterie ha voluto dare una risposta a una richiesta che, devo dire, è una richiesta del territorio, un quartiere che si sente quartiere e che vuole vivere la cultura qui e non dover andare per forza in centro. C'è tempo in i padrone.